anche quando si progetta un giardino in un contesto storico, non bisogna mai dimenticare che progettiamo un giardino per le persone del XXI secolo. Quindi è evidente che c'è un rispetto e un'attenzione particolare da porre al luogo, agli elementi circostanti, al contesto, a ciò che non si può modificare e non si vuole modificare. Quindi il punto non è snaturare il giardino in cui ci troviamo ad operare, ma cercare con alcuni accorgimenti di renderlo fruibile, vivibile e apprezzabile dalle persone che vivono adesso, oggi. Elementi stilistici tradizionali che sono un archetipo nell'architettura del giardino, come ad esempio un viale alberato, come quello che stiamo percorrendo, possono essere inseriti anche in qualunque giardino, anche in un giardino contemporaneo e moderno, semplicemente cambiando il metodo con cui sono realizzati, cambiando la tipologia di alberature, cambiando i materiali impiegati, ad esempio nella pavimentazione, cambiando soprattutto l'elemento che costituisce il punto focale posto alla fine dell'asse prospettico incorniciato dal viale stesso. Quindi invece di un tempietto classico, come in questo caso, si andrà per esempio a porre nel giardino un'opera d'arte contemporanea o una fontana declinata però con forme moderne e non con giochi d'acqua classici. Ci recheremo adesso al Maxxi di Roma, sia per visitare un'interessante mostra su Aldo Rossi, un architetto che ha fatto dell'utilizzo degli archetipi in architettura una sua cifra stilistica, sia per avere il polso dell'arte contemporanea e quindi trovare spunti per elementi artistici che possano essere utilizzati anche in giardini contemporanei. Si tratta di ispirazioni, di annotazioni che poi saranno utili nel lavoro che dovremo andare a svolgere.